Cari tutti, buonasera. Faccio questo video per raccontarvi un episodio personale, che però interessa perché è un tentativo di truffa, quindi una cosa neanche tanto piacevole, un tentativo di truffa, diciamo, sulla carta di credito, però a mezzo telefonico. Adesso vi racconto bene com'è andata perché credo che sia molto utile come caso di studio per altre situazioni simili che probabilmente possono capitare a tutti noi, perché io sono molto attento a come gestisco, i dati della mia carta di credito, ma probabilmente non è mai abbastanza l'attenzione. Ecco, vi racconto cosa succede. Allora, mi è arrivata una chiamata sul mio cellulare, che poi vabbè, è anche il numero, l'unico numero che io utilizzo sia per lavoro che per vita privata, non ho due cellulari, e quindi insomma è legato a, lo do anche appunto alla banca, a chi mi deve seguire per questioni finanziarie, contabili e via dicendo, quindi non è strano che qualcuno mi telefoni su questo numero per una questione legata alla carta di credito, però primo indizio che cominciava a suonare strano, a suonare a puzzare di losco era il numero anonimo, quindi il numero completamente anonimo. Si risponde una persona, un uomo giovane con una voce chiara, ben impostata, con però chiaro accento campano. Anche questo strano perché solitamente il call center di BNL della mia banca, che è BNL, chiama da Roma, anche però vabbè, non, ovviamente non è detto perché a Roma può anche lavorare qualcuno che viene da altre parti d'Italia, a volte in realtà sono anche stranieri perché i call center sono un po' delocalizzati. Detto questo, però, ecco, giusto come informazione, l'accento era in questo caso specifico era campano e si è presentato come un funzionario di BNL che aveva notato un movimento strano sulla mia carta di credito e mi chiedeva se io avessi fatto delle operazioni di recente su alcuni siti. Non tornandomi la cosa perché ultimamente non ho fatto acquisti particolari con la carta di credito online, ho chiesto maggiori delucidazioni, ma subito ho fatto notare questa cosa, ho detto, ma è un po' strano che lei mi chiami con un numero anonimo. E lui ha risposto dicendo, sì, è il nostro call center a numero anonimo perché ci occupiamo di frodi, però dovrebbe esserle arrivato un SMS da BNL che le preannunciava la mia chiamata. Io, mentre sono al telefono, vado a vedere nell'elenco degli SMS, non è arrivato nulla, e quindi glielo faccio notare, lui mi dice, boh, probabilmente non è arrivato, comunque, visto che potrebbe esserci un danno, cioè mi ha messo addosso anche un po', no? Giocano anche su questo aspetto emotivo, un po' del cercare la paura e l'ansia, no, perché potrebbero esserci altri movimenti strani. Questo che ci risulta è di 419,30 euro su un sito che mi ha nominato che non mi ricordo, non conosco. Lei mi conferma che la sua carta di credito è con lei in questo momento? Io apro il portafoglio, la carta di credito era qua, senza problemi. Mi dice le ultime quattro cifre della carta di credito e lei è questa la sua. Lì ho iniziato a insospettirmi, quindi pian piano mi sono un po' irrigidito, però l'ho lasciato parlare per vedere dove voleva arrivare. Adesso capite com'era pensata la truffa. Lui mi dice, allora se lei non ha fatto queste operazioni, la carta di credito è ancora lì con lei, vuol dire che non l'ha smarrita, semplicemente lei mi deve autorizzare a stornare questa operazione di 419,30 euro. Le arriverà adesso un SMS in cui lei mi deve autorizzare questo storno. E ovviamente, era molto strano perché innanzitutto SMS, gli ho detto, su che numero le deve, su che numero lei me lo deve mandare questo SMS? Ed era una mia domanda per mettere alla prova per vedere se davvero avevano il mio numero di cellulare. Avevano anche il mio numero di cellulare corretto, me l'ha detto a voce. Ma il messaggio non è arrivato via SMS, il messaggio è arrivato tramite l'applicazione della banca. E sono quei messaggi, quelle notifiche, non sono dei veri messaggi, sono delle notifiche dell'applicazione in cui ti viene chiesta l'autorizzazione non a uno storno, ma l'autorizzazione a un pagamento. E quindi, per fortuna, non ho perso lucidità in quel momento quando ho visto autorizzi il pagamento tramite app e io ho rifiutato. Lui ha detto, ah, ma signore, ma ci risulta che le abbiamo mandato il messaggio per lo storno, ma lei ha rifiutato lo storno. Allora l'ho lasciato parlare ancora a te. Guarda, deve essere stato magari un problema, ho sbagliato, oppure non ho aperto l'applicazione in modo corretto. Me lo rimandi perché volevo vedere davvero fino a che punto potevano arrivare. Lui me l'ha rimandato, io gliel'ho rifiutato di nuovo e poi, diciamo, mi sono anche lasciato andare in qualche epiteto particolare. Al primo epiteto che gli ho dato, che gli ho lanciato telefonicamente, ha messo giù la comunicazione. Quindi state davvero, state molto attenti. È l'equivalente,
sostanzialmente di quei messaggi che arrivano via SMS con dentro un link che ovviamente rimanda ad un sito che non è quello né della banca né delle poste né di altri operatori, ma sono dei link malevoli in cui voi andate a inserire i vostri dati di carta di credito o di banca in modo, come dire, incosciente e ingenuo. È la stessa cosa, semplicemente invece di funzionare attraverso un link, questo l'hanno fatto telefonicamente, volevano vedere se io abboccavo. C'è da dire che sono stati molto bravi. Io sono abbastanza del settore, abbastanza rodato e pronto su queste diciamo in queste materie, quindi ho odorato che ci fosse qualcosa che non andava quasi subito. Ma ammetto che se fossi stato in una situazione magari di minor lucidità, minor concentrazione, di fretta, o se fossi stato un'altra persona, provo a pensare, non so, ai miei genitori, a amici più anziani, gente che non ha praticità con queste cose, probabilmente era facile cadere e autorizzare. Quindi autorizzavi non lo storno, bensì un pagamento di €419,30 a un sito che dopo ho fatto lo screenshot di queste due autorizzazioni che io ho negato e niente, quindi alla fine non sono riuscito a prendere i soldi. Ciò nonostante ho dovuto bloccare la carta, quindi il fastidio me l'hanno creato lo stesso, perché i dati che avevano in loro possesso erano troppi. Avevano il mio cellulare, sapevano che era collegato ad una carta di credito Mastercard su banca BNL, così adesso sapete tutto, sapete anche voi. Sapete anche voi su quale banca mi appoggio, però insomma, non credo che sia questo il problema. Il problema era appunto che sapevano anche i quattro numeri finali della carta di credito e sarebbe stato il colmo che sapessero anche le famose tre cifre di controllo, quelle che ci sono dietro sulla carta. Non hanno provato a farmele dire, non ci sarei ovviamente cascato, sarebbe stato, anzi, quello sarebbe stato il campanello d'allarme peggiore, però probabilmente ce le avevano, perché comunque sono riusciti a fare un tentativo di pagamento. Oppure erano su qualche sito che permette di fare un pagamento anche senza inserire le tre cifre. È molto strano, è molto raro, perché comunque poi devi, fatto il pagamento con il semplice inserimento dei dati da carta, comunque passi dall'applicazione per l'approvazione. E quindi comunque dovevano telefonare e vedere se il tonno abboccava all'amo e avesse se poi il tonno avesse anche poi scelto di approvare quella operazione. Detto questo, come dicevo, erano troppe le informazioni che erano in loro possesso per star tranquillo, lasciar perdere, dire ok, vabbè, non sono riusciti a prendermi i soldi, quindi è andata bene, e ho dovuto bloccare la carta, quindi adesso rimarrò per 10-15 giorni senza la carta di credito, cosa che potrebbe causarmi non pochi fastidi. E questo ve lo dico appunto, vi ho raccontato queste cose per aiutarvi a stare in campana. Adesso aggiungo una nota fastidiosa e polemica verso il call center della banca, che non mi ha per nulla diciamo dato l'impressione di essere funzionante e diciamo efficace per questo tipo di segnalazione. Ovviamente i call center in cui si bloccano le carte di credito devono avere un fast track, una corsia preferenziale, per cui in giro di pochi minuti tu riesci a parlare con un operatore e chiedere il blocco cautelare della carta. E invece sono stato mandato in giro per una serie di opzioni, schiaccia il tasto 1, schiaccia il tasto 3, ascoltando anche per non pochi minuti messaggi quasi pubblicitari in cui mi raccontavano dei mutui, delle possibilità di assicurazione, cosa che, ecco, non mi piace da una banca seria, da una banca grande, e quindi questa cosa me la, come dire, la annoterò e la segnalerò. Quindi questo diciamo, questa parte polemica destinata più che altro ai manager della banca BNL. Tra l'altro anche lì c'è un numero, ultima annotazione, c'è un numero standard per diciamo un numero, un 800, che è uguale per tutti gli utenti Mastercard, quindi che la tua Mastercard ti venga data dalle poste o da BNL o da Unicredit o da credito cooperativo, passi comunque da questo unico call center, ma poi questo unico call center ti rimanda, ti dice di chiamare il numero di telefono della tua banca, il che non serve a nulla. Quindi Mastercard dovrebbe avere anche lì una prima risposta, un primo servizio di risposta e di raccolta di questa lamentela, di questa segnalazione, e bloccare la carta magari temporaneamente e cautelativamente, e poi al massimo rimandare il tutto alla banca. Invece mi hanno subito rimandato, dicendo devi richiamare questo numero, quindi anche lì tra Mastercard e BNL forse potrebbero mettersi d'accordo meglio, gestire molto meglio questo aspetto.
chiuso il discorso, chiusa la parte polemica e lamentela, però state davvero in campana perché di truffe come queste ce ne sono in giro molte. Fino a questo momento ne abbiamo viste tante attraverso SMS e email, i cosiddetti email scam o messaggi scam. Al telefono non mi era mai successo, però ecco, è stato utile per capire quanti dati delicati e pericolosi di mia competenza fossero già in mano a questa gente. Quindi bisogna davvero stare molto molto attenti a come li diamo in giro e come li utilizziamo. Grazie a tutti, spero che sia stato utile, condividetelo perché sicuramente servirà come lezione ad altri. Cioè, l'esempio di questo tonno, del tonno a Liprandi, può insegnare agli altri pesci a non abboccare. Io però, ecco, sono stato un tonno abbastanza diligente, non ho abboccato e anzi mi sono tolto la soddisfazione di fargli perdere un po' di tempo e di insultarli per qualche secondo. Va bene, grazie a tutti e alla prossima, ci sentiamo.